Ragazzi, buongiorno e benvenuti anche nella puntata di oggi. Oggi voglio mostrarvi una carrellata di esercizi dal più facile al più difficile per andare ad allenare i tricipiti. Siete in tanti che mi avete scritto chiedendomi dei suggerimenti. Beh, oggi vi voglio mostrare degli esercizi senza l'utilizzo di grandi macchinari, quindi esercizi tutti praticati a corpo libero, che quindi potrete mettere in pratica un po' ovunque, a parte gli ultimi due che saranno necessari comunque delle parallele. Però i primi sono, secondo me, adatti alla maggior parte di voi, sia uomini che donne, e con questi esercizi potete di giorno in giorno incrementare il vostro livello atletico ed imparare esercizi più difficili. Allora, partiamo subito dal primo, che non potevano che essere dei piegamenti sulle braccia a passo stretto. Passo stretto non significa che il passo delle mani deve essere unito, stretto significa, diciamo, che le braccia sono parallele, questo è considerato stretto, perché è stretto. Quello che veramente è stretto è la posizione del gomito, che okay? Il gomito passa strisciando sul fianco e non viene aperto come dei classici piegamenti sulle braccia. La prima forma con cui potete fare questo esercizio, anche in questo caso, è l'esercizio con le ginocchia in appoggio. Quindi siete agli inizi, appoggiate le ginocchia, appoggiate le mani, come vedete, passo la larghezza delle spalle, e da questa posizione vi abbassate in questo modo. Ok? Rendiamo più difficile questo esercizio sollevando le ginocchia, quindi in questo modo qua, vi appoggiate così, tac, gomito stretto e via. Ok, glutei sempre contratti, addominale serrato, in questo caso primo step è con la pianta dei piedi in appoggio sul pavimento, diventate più bravini, potete andare a mettere il dorso del piede sul pavimento in stile calisthenics. Un altro esercizio che potete andare a fare poi sono i dip su panchetta. Quindi i dip su panchetta sono, diciamo al pari dei piegamenti sulle braccia in appoggio con le ginocchia come livello di difficoltà, e anche qua possiamo modulare la difficoltà dell'esercizio con ginocchia meno piegate, l'esercizio è più facile, quindi a questa posizione vi abbassate e poi vi sollevate, lo vogliamo rendere più difficile, distendiamo le ginocchia in questo modo, quindi vi abbassate e poi vi sollevate in questo modo qua. Ok, dip su panchetta. Un terzo esercizio che possiamo andare a mettere in pratica di livello superiore, in questo caso lavorerà tantissimo il tricipite, sono quell'esercizio che io chiamo tricipite a terra, comunque dei press a terra. Anche in questo caso l'esercizio, ogni volta che fate gli esercizi a terra, il primo passo è farli in appoggio sulle ginocchia. Mi centrate 10-12 ripetizioni per 3-4 serie, allora avete padroneggiato questa tecnica e potete distendere le ginocchia. Ma in primis, se siete agli inizi, ginocchia a terra. Non preoccupatevi, non fate brutta figura, ma questo è l'unico modo per allenarvi in maniera corretta. Quindi, ginocchia a terra, appoggiate le mani a terra e da questa posizione andate ad appoggiarmi i gomiti. Di qua vi sollevate e poi vi riabbassate. Glutei contratti e vi fate l'esercizio in questo modo. Questo esercizio è veramente molto intenso. Più l'angolo della mano è aperto, più l'esercizio è facile. Più l'angolo della mano è chiuso, più l'esercizio risulterà difficile. Quindi lo potete fare con le ginocchia a terra oppure con le ginocchia sollevate. Glutei contratti e poi su, in questo modo. Quindi apriamo il gomito, portiamo la mano avanti, l'esercizio sarà più facile, arretriamo la mano, chiudiamo il gomito, l'esercizio sarà più difficile. Anche in questo caso, per renderlo ancora più difficile, lo facciamo con il dorso dei piedi in appoggio sul pavimento. Ok? Questo esercizio è veramente, veramente top. Come quarto esercizio, non possiamo che andare a parlare di dip alle parallele. Ovviamente in questo percorso in cui vi sto mostrando i migliori esercizi per andare ad allenare i tricipiti senza grandi macchinari strani, non potevano mancare i dip soprattutto eseguiti alle parallele. Dip alle parallele sono un esercizio fondamentale per andare a lavorare con questa zona del corpo. Ovviamente nei dip lavoreranno anche altri muscoli, con i muscoli delle spalle, il muscolo del petto, il core che va a stabilizzare, ma imparare a fare dei dip è fondamentale. Come abbiamo visto anche in altri video, potete incominciare a fare dei movimenti parziali, ma lo scopo finale dei dip sarà quello di andare ad imparare a fare dei dip completi. Quindi, importante posizionarvi, da questa posizione abbassarvi in modo completo e poi risollevarvi. Vi abbassate in modo completo e poi vi risollevate. Importante padroneggiare anche qua 10-12 dip per 3, 4, 5 serie con un recupero di. Come ultimo esercizio in questa sequenza non posso che
mostrarvi dei Russian Dip. Russian Dip, che chi pratica calisthenics utilizza abitualmente come esercizio basico, perché è un esercizio propedeutico al muscle up, però anche se non vi allenate per il calisthenics, non volete imparare il muscle up, i Russian Dip sono un esercizio intenso con, con cui andare ad intensificare il lavoro sui tricipiti. I Russian Dip li eseguiamo in questo modo. Quindi, vi posizionate come se doveste fare dei dip, vi abbassate come un dip e da questa posizione andate ad appoggiare i gomiti sulle parallele. In prima battuta potete anche aprirli, prendere una leggera rincorsa e poi fare l'esercizio. Ma in seconda battuta l'esercizio finale verrà eseguito in questo modo. Quindi vi abbassate, tac, e andate su in questo modo, tac, giù e poi su. Vi assicuro che i Russian Dip sono un esercizio perfetto per andare a potenziare in modo intenso i vostri tricipiti. Come avete visto in questa carrellata di 6-7-8 esercizi che vi ho mostrato in questo video, abbiamo visto degli esercizi dal più facile al più difficile. Partite sempre dal più facile, cercate di metterlo in pratica in modo corretto e cercate di raggiungere questo target di ripetizioni che vi ho indicato, quindi 10-12 ripetizioni con 3-4-5 serie con recupero di un minuto. Quando riuscite a completare questo target, passate all'esercizio successivo. Si può sempre incrementare di difficoltà. Quando diventate bravini, e quindi fate bene i dip e i Russian dip, potete eseguire questi esercizi anche con delle zavorre. Quindi anche qua vi zavorrate, l'esercizio diventa di nuovo allenante. Mettete comunque sempre gli esercizi in forma corretta, curate la tecnica degli esercizi, perché questo è l'unico modo per riuscire a migliorare nel tempo e prevenire. Spero di esservi stato d'aiuto, di avervi dato degli spunti per i vostri allenamenti e ci vediamo in un'altra puntata. Ciao ragazzi!